Buonasera da meteo.it. Ci aspetta un martedì per lo più soleggiato e con un clima caldo. Il prossimo peggioramento più incisivo è previsto a metà settimana per l'arrivo della prima perturbazione di giugno. Intanto in questo martedì prevarrà il sole, specialmente al mattino con solo qualche nube di passaggio. Sarà durante il pomeriggio che noteremo un aumento dell'instabilità, specialmente a ridosso delle montagne. Locali rovesci temporali potrebbero sempre localmente andare a riguardare le vicine pianure. Qualche pioggia riguarderà anche la Sardegna. Uno sguardo alle temperature, che in generale saranno in aumento, farà caldo soprattutto al centro nord, con valori anche vicini ai 27-28 gradi. Tutti i dettagli su meteo.it. Ben ritrovati da meteo.it. Ancora allerta della protezione civile a causa della perturbazione numero 7 di agosto, che è ben attiva sul nostro territorio e lo possiamo vedere anche dall'immagine satellitare. Ma scopriamo subito l'evoluzione per questo lunedì pomeriggio di maltempo sulle nostre regioni centrali, locali temporali possibili anche su Puglia e Campania settentrionali e anche sul versante tirrenico della Sicilia. Miglioramento del tempo in Sardegna, mentre al nord la situazione resta ancora davvero molto instabile. Domani poi miglioramento deciso del tempo, in mattinata non sono previste piogge significative, durante il pomeriggio invece qualche piovasco sulle Alpi di nord-est, sull'Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali. Uno sguardo alle temperature, perché domani potremo dire stop al gran caldo che ha riguardato le nostre regioni meridionali. I valori saranno in netto calo e il clima sarà fresco ovunque. Buonasera da meteo.it. La situazione sta cambiando sull'Italia. Stop alle correnti settentrionali più fredde e secche, al via invece un'altra fase con correnti occidentali cariche di umidità, e saranno queste correnti a far aumentare la nuvolosità sul nostro territorio, con un fine settimana con piogge più diffuse, anche se con temperature relativamente miti. Diamo adesso uno sguardo a questo giovedì, in cui ci accorgeremo nel corso della giornata di un aumento generale delle nubi. Qualche nevicata in montagna, quote piuttosto alte, qualche goccia di pioggia in Sardegna in mattinata, poi in serata invece aspettiamoci delle piogge deboli ma più diffuse tra il Lazio meridionale, la Campania e la Calabria tirrenica. Buonasera da meteo.it. Ancora alta pressione sull'Italia con queste correnti fresche in arrivo dai Balcani. Il clima resta davvero gradevole, lo sarà anche in questo giovedì con prevalenza di sole. Vi segnalo maggior nuvolosità durante il pomeriggio in montagna, con la possibilità di locali rovesce temporali sulle Alpi e sempre localmente anche sui settori interni della Calabria. Vi segnalo inoltre possibile aumento dell'instabilità in serata tra Lombardia orientale, Veneto e anche Emilia-Romagna. Vi daremo tutti i dettagli anche nel corso della giornata di domani. Vi anticipo che venerdì la situazione cambierà per l'arrivo di una nuova perturbazione. Porterà instabilità diffusa e anche un calo delle temperature al centro nord. Buonasera da meteo.it. Possiamo definire questo martedì come una giornata di tregua dal maltempo. La perturbazione numero 5 di ottobre si allontanerà definitivamente. In avvicinamento invece la numero 6, che porterà piogge più diffuse in questo mercoledì. Intanto però controlliamo insieme l'evoluzione per questo martedì, con tanto sole al centro nord. Nuvolosità irregolare altrove, ancora qualche pioggia al sud e in Sicilia, mentre le piogge che si notano sulla Sardegna occidentale saranno il preludio della nuova perturbazione in arrivo. Il clima resterà fresco nei valori massimi e anche nei valori minimi. Attenzione, perché domani il risveglio sarà con temperature piuttosto basse. Tutti i dettagli su meteo.it.